venuto con Padre Pio dalla sacrestia della chiesetta antica di San Giovanni Rotondo. In questo luogo chissà quante testimonianze, quanti racconti, quanti episodi avrà ascoltato Padre Pio, in particolar modo dagli uomini, perché qui venivano a confessarsi gli uomini. C'è un episodio che lo racconta per iscritto il dottor Melillo. Era il 1958, terminate le confessioni degli uomini, Padre Pio gli chiese: mi puoi accompagnare in cella? Prese sotto braccio il dottor Melillo Padre Pio e si avviarono verso questa porta. Ecco, il dottor Melillo parla proprio di questa porta che possiamo dare, ecco, vedere, è sempre stata così, una porta chiusa, si può aprire solo dall'interno ma non dall'esterno. Padre Pio, arrivati dinanzi a questa porta, chiese al dottor Melillo: hai le chiavi per aprire? E il dottor Melillo disse: no padre, io non ho le chiavi per aprire questa porta, sicuramente i tuoi confratelli. Padre Pio gli fece una battuta come delle solite sue, disse: dottore, ma neanche una porta sai aprire, che ci vuole? Disse proprio così, quando prese la maniglia e la porta si aprì, una porta che può essere aperta solo dall'interno. I due entrarono, il dottor Melillo non ci fece caso a quello che stava accadendo, lo accompagnò dinanzi alla sua stanza, Padre Pio entrò, gli diede la buonanotte e poté ritornare giù verso la sacrestia. Accortosi di tutto questo, pensò a quale fatto inconsueto, strano, di cui lui era stato testimone in quel momento, e cioè che fece questa considerazione in questa sua testimonianza scritta: come in presenza di San Pio tante cose sembravano normali, ma soltanto in un secondo tempo apparivano nella loro straordinaria realtà.